Ed ora in diretta da Cesena, Piero Chiambretti presenta complimenti per la trasmissione. Ci siamo, Lasagna, Lasagna 2, Satellite, Bologna, ci siete? Eccomi qua, sono io, il vostro Piero Chiambretti che vi parla, sono proprio io, via Satellite da Cesena, siamo in via Dante 71, famosissima in tutto il quartiere, anche perché c'è solo questa via qua. Sono qui, grazie veramente a tutti quanti per le migliaia di lettere che sono arrivate anche ieri, che c'era quella meravigliosa partita sul secondo e quell'altra ancora più meravigliosa sul terzo, sul quarto e sul quinto. Speriamo che anche stasera continuino ad andare avanti le partite, così noi possiamo anche spegnere. Bene, grazie, io dicevo, per le migliaia di lettere, vorremmo ringraziarvi tutti, da Berlusconi a Pinochet, ma non possiamo. Grazie comunque a tutti, siete veramente simpaticissimi. Oh, anche questa sera dobbiamo cominciare con il piccolo Erbuham, che è quel nastrino che registriamo la mattina al mercato. Abbiamo sudato le fantomatiche 250 camicie e quindi andiamo a vedere come si sono comportati i nostri amici di Cesena. Chiederei al nostro regista Antonio Gerotto, dal cestino qui dietro, di mandare in onda il servizio. Vai Antonio, dai, va, arriva. Scusate, signora, posso venire a casa sua stasera a fare la nostra trasmissione alle 8? Alle 8, posso venire a casa sua a fare la trasmissione, così lei guadagna qualche soldo, anche 2, 3, 4 milioni. Sì, vi dico una cosa, stasera c'è la processione della Madonna dei... Sì. Facciamoli venire tutti lì. No. No, perché io questa sera non sono in casa. Dove va? Sono in casa. Sta sul balcone? No. La signora ci ospita? Sì, ma io non... Dove vi ospito? Io sono a piedi. Che giochi sono? Sono giochi dei quiz, ma molto semplici. Quiz? Quiz. Come quelli di Mike. Dai alto, c'è pure la famiglia grande. No, abbiamo sempre... Sì. Però stasera non c'è le 8. Ci sono, assolutamente. Che peccato, dispiace. Che peccato. Sarà per un'altra volta, sì, che venite a trovarmi. Va bene. La mia casa è sempre aperta a tutti. Benissimo. Io abito in Villa Verucchio. Sì. Via Armstrong numero 6. Sì. Venite, la porta è sempre aperta. Ecco, è sempre aperta, meno che stasera però. Meno che stasera. Dove ti conosco, ti ho visto in televisione. Ecco. Sentite. Posso venire a casa vostra stasera? C'è il marito. No, io adesso non la guardo la televisione, guardo la molto la radio. No, guarda anche molto la radio. Sì. Fermatevi! 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 Scusate! Signora, posso venire a casa sua? No. Ecco, visto che siete già tutti lì così, immobili, vi faccio una domanda. Chi se la sente di ospitarci stasera alle 8, alzi la mano. Due, fate bim bum bam, voi due fate bim bum bam. Cosa vuol dire bim bum bam? Cioè, fate come si dice? Sì, la scommessa. Ecco, sì, dai, tiri pure. Tiri, signora. Uno, due, tre. Cinque, ha vinto la signora. Mi spiace. Ecco, per carità. Signora, senta, lei dove abita? Abito a Case Castagnoli, una zona qui vicino a 4 km. Tre. Lei ci ha già visto la televisione? Sì, tutte le sere. Ah, quindi si diverte, sì. Ha capito, cioè, i miei figli soprattutto si divertono tantissimo. E suo marito? Mio marito l'ha visto una sera soltanto. E poi è svenuto. Sa qual è il mio problema? Che non trovo una casa dove fare la trasmissione. Qui Cesena non c'è. Non c'è una casa, signora. Sa qual è l'unica casa? Forse la sua. La mia, signora, siamo in troppi. Scusi, signora? Mi dica. Ah no, è un uomo. Si dice. No, pensavo fosse una casalinga, scusi. Casa ma non linga. Ecco. Senta, non so se lei ci ha mai visti alla televisione. Sì, tutte le sere. Ah, ci guarda? Sì. Siamo quelli della Rete 3. Sì, era Fensa ieri sera. Esatto. Signora, abbiamo un problema, il solito. Lei ha già capito qual è. Sì. Dobbiamo trovare la famiglia. Possiamo venire a casa sua? In casa mia, guardi, ho due stanze. Sì. Una da letto e una cucina, quindi siamo stretti, come ma questo si fa? Sarebbe bellissimo, perché fa anche freddo, signora. A noi non è che interessano le case, interessano va bene, le persone. Va bene. Lei è sposata. Eccoci qua, avete visto? Tutto ciò è stato registrato tra le 8:30, 8:15, 9, 10, 11, mezzogiorno. Mezzogiorno ce l'abbiamo fatta e quella signora che era nell'ultima inquadratura dovrebbe essere quella che poi troviamo nella casa dove faremo lo show. E come avrete notato, cari amici che siete lì, la mia voce è tornata. Il merito è del nostro funzionario Romano Frassa, che questa notte mi ha fatto degli impacchi di maionese e pinoli. Grazie Romano, sei fantastico. Bene, io procedo come vuole la prassi e schiaccio il citofono, vero? Antonio, bene, allora io vado, dunque la signora si chiamava Zoffoli, ci sono già tutti che mi dicono Zoffoli, lo so, basta guardare, Zoffoli, allora io citofono e sentiamo chi c'è. Alleluia signora,
Com'è? Ah, signora! Signora, lei parla al citofono in questo momento? Ah, lei parla dalla sua finestra. Ecco, senta, allora devo venire su, sono la RAI. Si ricorda di me? Sono quello di stamattina. Allora, che piano è? Allora, è lì aperto? Vengo subito! Andiamo, Gino, forza, che andiamo a cominciare! Forza! Aia, che botta! No, tu fuori! Mandate la sigla, mi sono spaccato un gomito! Dietro questa porta ci saranno i coniugi Zoccoli, che mi hanno detto quelli che stanno qui sotto, che hanno di sotto, delle belle ragazze, adesso mi stanno guardando, oltretutto che è una famiglia veramente al bacio. Io vado ad aprire la porta, cioè vado prima a suonare, Zoccoli, caporale. Alleluia! Buonasera, prego, venga avanti, questi glieli dà il nostro dottor Voglino della RAI. Grazie. Anzi, mi dice di chiederle se le piacciono al cioccolato. Molto. No, stavo dicendo mi fanno schifo, no sono gratis, scusi. Molto, specialmente, ecco, quanto sono gratis. Ecco, benissimo. Allora, senta, lei deve tenere il microfono, perché come vuole la nostra tradizione, ormai è la quarta puntata questa, lei ha già visto la nostra trasmissione? Sì, quindi siamo i primi noi che abbiamo visto. Ah, benissimo. Siamo, e non sarete proprio i più accaniti della vostra, molto bella. Molto bella, molto. E difatti lei saprà che a questo momento, in questo preciso istante, sì, cadesse anche un fulmine, parte il domandone! E infatti noi subito partiamo con questa serie di domande, lei dovrà rispondere esattamente, perché altrimenti noi mandiamo la telenovelas, una telenovelas brasiliana del regista Tatti Sanguinetti. Bene, allora dunque lei mi deve dire per un minuto cose molto semplici, gliele elenco: come si chiama, dove abita, perché, cosa mangia a merenda, quanti condomini vivono in questo palazzo, quanto pesa, almeno 10 nomi di amici e amiche conosciuti negli ultimi 30 anni. Allora, partiamo? Sì. Faccio partire il tempo? Pronto. Come si chiama? Zoccoli Giappino. Esatto, dove abita? A Cesena. Esatto, perché? Perché mi piace. Esatto, cosa mangia a merenda? Tutto. Esatto, quanti condomini vivono in questo palazzo? Può sbagliare di 3.000 unità. 6 famiglie. Esatto, quanto pesa? 89. Esatto, almeno 10 nomi di amici o amiche conosciuti negli ultimi 30 anni. Michele. Esatto. Rina. Esatto. Stefano. Esatto. Cinzia. Esatto. Piero. No. Fausto. Esatto. Anna. Esatto. Raffaella. No. Donatella. Esatto. Vai. Dai, Gino. Gino. Esatto. Bellissimo. Possiamo entrare. Ho anche un pochino suggerito. È stato molto bravo. Ci picchia, signora. Buongiorno. Buonasera a tutti, stavate mangiando, ci spiace. Sì. Dove vado? Vada dove vuole, qui è tutto aperto. Ecco, entriamo di là. Venga, venga. Signora, venga, che voglio parlare anche con lei, perché di questo signore non mi fido, eh. Acipicchia, tutto così elegante. Ah, buonasera signora, la bacio, mi scusi. Sia serena, buonasera anche a lei. È stato... Lei suda come Costanzo, ecco qua. Sì, ecco. Bene, bene, bene. Oh, allora, come va signora? Non c'è male. Ci siamo visti questa mattina. Stamattina, sì, che noi non vi volevo. Ecco, io vorrei che lei dicesse ai nostri amici che sono a casa, sì, perché qualcuno ha detto, ma sono combinate queste cose. No, io sono già venuto qui oggi, secondo lei? Neanche per sogno. Esatto, neanche infatti non sono mai venuta. Sì. È la prima volta che entro in questa casa, sì, devo dire che è molto graziosa. Lei mi ha detto che era una casetta brutta, no, piccola. No, piccolina. Invece sì, è bellissima. Sì. Siamo un po' stretti. Scusi. No, l'ho conosciuto 30 anni fa. E suo marito? Sì. Complimenti. Io mi metto in mezzo, così almeno vi conosco tutte e due. Benissimo. Ecco, in casa abbiamo altre persone? Sì.
Sì. Il figlio. Il figlio. La moglie. Il figlio della moglie. La nuora, sì. Il figlio della moglie. La moglie. La moglie di chi? No, la moglie, il figlio, la moglie, la nuora. Stanno arrivando? Poi c'è la mia nipote anche. Bella, carina. Grazie. Ciao, come stai? Bene. Tu sei il figlio della nuora? Io sono la sua della figlia. Ah, scusa, benissimo. Il figlio ce l'ha dentro. Guarda questo qua, sembra Topo Gigio. Vieni qua, bene, bene. No, io lui l'ho già visto forse. Noi ci siamo già visti, non si sa. Va bene, allora ci sono loro due. Che sono sposati. Sì. Tu sei il figlio, loro, e invece la nuora. Ah, bene. Signora, io vorrei che lei mi facesse vedere soltanto per qualche istante la casa, per scegliere forse dove mettere, perché qui è un po' strettino. Questa è una terrazza, quindi... Qui potremmo anche fare la trasmissione, fare lo show. Dovrebbero venire anche dei ballerini stasera, non si sa, non si sa. Se arrivano, dovremmo portare gli elefanti. Allora io ecco. Sì, presto, perché questa è la stanza da letto. Ma è una meraviglia. Questa è una meraviglia. Ecco. E questa è una meraviglia. E poi c'è il bagno. Ecco, Maria, da dove parlava quando mi chiamava dal citofono finestra? Questa? Sì. È da qui che mi ha chiamato? Sì. Ah, benissimo. E vabbè, qui è molto bello, però mi sa che è un po' stretto, eh? Ecco, lei da che parte dorme? Io lo chiedo sempre. Lo chiedo in tutte le famiglie. Dove dorme lei? Da quella parte là. Sì. Tuo marito? Sì. Qui. Benissimo, ok. Questi profumi, guardo così tanto per cercare di capire, queste sono cose d'epoca però. Sì. Ecco, facciamo vedere la telecamera. No, ecco. Questo? Sì, quello lì sì, ma è il comò che è d'epoca. Questo è d'epoca, bellissimo. Luigi XIII. Acipiti, l'avete preso proprio a lui? No, questo qui è un'eredità. È un'eredità? Un'eredità, sì. Di suo marito? No, mio. Da parte di mio padre. Di suo padre. Acipiti, era una persona che aveva veramente un grosso gusto, eh? Sì, veramente un bellissimo mobile, acipicca. Anche quello un bellissimo mobile? No, sì, quello non è antico, no, quello, quello non è neanche di eredità, niente, diciamo, niente, niente, no, non è niente. Okay, sì. Questo invece è un bellissimo pezzo, Luigi XIII. Bene, vogliamo vedere qui cos'è? Questo è il bagno? Al bagno. Abbiamo finito. Abbiamo finito, ah, quindi credo tutta che... La stanza è tutta qui. Non possiamo la casa è tutta qui, guardi. La cucina, vediamo la cucina. La cucina, signora. Mi fa strada? Mi scusi, scusi, ecco che tanto vedo... Da sparecchiare, guarda. Ah, qui avete mangiato. I carciofini e i peperoncini che ho fatto io proprio con le mie mani. E chi li assaggia? Lei. Ah, io li assaggio. Ah, sono la cavia. Va bene, li assaggio. Ecco, li assaggio subito? Partiamo con subito. Un bel carciofino. Io ho mal di stomaco, perché mangio solo goulash io. Ecco qua. Ecco. Vado? Ma c'è un chilo d'olio. C'è lo smoking. Scusate, amici a casa, Poi mi con olio extravergine, non c'è olio. Fatti noi. Proprio da capo. Quello. È buonissimo, vero? Un'oliva, vuol bere un bicchiere di vino romagnolo? Dovremmo fare la trasmissione prima. Non so per questo, è la fesseria, però. Vabbè, dopo. Torniamo, mi avete un bicchiere d'acqua, signore? Bicchiere d'acqua, Piero. Mi sto sentendo male. Sì. No, molto buono, veramente. Pulito, naturale. Pulito, qui, guarda. Molto bene, sì. Cosa mi dice quell'altro? Lì, sì. Benissimo. L'acqua era di boiler, bollente. Benissimo, ok, perfetto, andiamo. Siamo partiti bene, ecco. Allora, ecco qui che stiamo guardando, Rai 2, bene. Sì. Qual è la vostra televisione preferita? No, nessuna. Non guardi la televisione. Sei un intellettuale di sinistra, posso dirti? Sì, molto. Sei molto di sinistra? Molto. Ho capito. Tu invece sei? Centrodestra. Centrodestra. Invece lei che ruolo gioca, mediano? Io gioco, sono sfondatore. Sfondatore, si vede. Sì. Bene, allora, che dobbiamo fare? Devo dare prima di tutto il microfono a lei, signora. E io devo andare a prendere la valigetta. Ecco cosa devo fare. Non voglio spaccare niente perché ho visto già dei pezzetti qua che poi voglio subito rivedere. Dunque, prima di tutto dobbiamo fare la sigla. Lei lo sa che l'inizio com'è. Tutti devono uscire di casa. Rimane solo qui il giovane Marx e fa partire praticamente la sigla. Dice, entrano i concorrenti. Loro entrano e cominciamo la trasmissione. È chiaro? Va bene, allora io tengo il microfono. Uscite pure, anche lei. Sì, voi tre. Prego, prego, anche lo sfondatore numero uno. Allora, come ti chiami? Non mi ricordo. Stefano, allora al mio via tu dici, entrino i concorrenti, eh? Io adesso faccio una bella presentazione. Entrino i concorrenti, sai come fanno? O entrano. No, entrino. Esortiamo l'ingresso dei concorrenti. Allora, cari amici, benvenuti alla quarta puntata di Complimenti per la trasmissione. Che vuoi dire? Entrino i concorrenti. Via! Arrivala. Più vicino a me. La fortuna. Sera. Benissimo, io spengo subito appena arriva la voce di D'Alessandro. Bene, allora attenzione, buonasera, facciamo finta che non siamo ancora visti, buonasera. Voi siete i coniugi? Zofoli. Zofoli, benissimo. Allora, a questo punto noi dobbiamo fare il gioco delle buste. Qui ci sono tre buste, la busta numero 1, la busta numero 3 e la busta numero 2. All'interno, voi lo sapete, lo ricordo per quelli che ieri avessero visto la partita. Ecco qua, che dentro ci sono quattro prove. Ogni prova vale 500.000 lire. Se le superate tutte e quattro, voi portate a casa?
Non lo so. Quanto? Ecco, benissimo, non lo so. Porta 2 milioni, porta a casa. E se raddoppierete 4 milioni. Come si fa il raddoppio? Molto semplice, state a guardare. Signor, signor Enrico? No, Piero? Piero. Signor Piero, qual è il suo primo piatto preferito? Dovete scegliere uno, ne dica uno. Per me il coniglio. No, un primo piatto. Un primo, vabbè, tagliatelle romagnole. Tagliatelle romagnole, benissimo. Allora, il primo che ci porta un piatto di tagliatelle romagnole qui in via Dante 71, i signori raddoppiano e il cuoco che arrivasse con le tagliatelle si porta a casa questo meraviglioso orologio da scrivania, da bagno, insomma lo mettete dove vi pare a voi. È chiaro? Allora, vogliamo scegliere la busta nel frattempo, signora? Io? Cerca, signora. Vediamo le prove che dovete superare. Oh, mi è tornata anche la voce, tenga signora, la prego, e partiamo subito. Quarta puntata, questa purtroppo è l'ultima puntata della settimana ed è anche l'ultima puntata che facciamo in Romagna. Ecco qua, la ragazza è viva, sì. Bene, sì. Allora, attenzione. Oh, come che siamo collegati anche con i paesi dell'est. Allora, dunque, le prove sono: primo, preparare una maionese a mano, 500.000. Due, commentare 5 oggetti che hanno segnato alcune tappe del vostro amore, altre 500.000 fanno 1 milione. Terza prova, trovare almeno 3 foto di Enrico Montesano in riviste o giornali, anche la Pravda, se ce l'hai. E quarto, ultimo, scambiarsi gli abiti che si hanno indosso. Quindi il signor Piero dovrà mettere i vestiti del signor Giuseppe, il signor, signor Stefano e il signor Stefano ovviamente al contrario, e voi due dovrete cambiarvi questi abiti. È chiaro? Allora, se volete cominciare, allora, io vi farei partite. Allora, preparare una maionese, commentare 5 oggetti che ha segnato il vostro amore, trovare almeno 3 foto di Enrico Montesano e scambiarsi gli abiti che si hanno indosso. Lei rimanga qua, perché intanto facciamo 2 paroline, perché lei mi sembra un tipetto mica da ridere. Allora, tanto per dire, ecco, lei di che cosa si occupa? Io sono un commerciante. Un commerciante, sì, all'ingrosso, posso dire? No, detersivi, così. Detersivi, sì. Ho capito. E lei, scusi, vedo delle cose là che, ecco, non so se Gerotto può inquadrare, vedo delle coppe. Sì, mi diletto anche a cantare. Cioè, queste sono coppe che lei, io pensavo... Ho vinto, sì, andare a cantare. Vabbè, uno è Montecatini. Ci avviciniamo Gambrino. Un attimo, sì. Avviciniamoci un attimo, scusate. Quello che ho vinto Montecatini. Quale? Gambrino, quella. Cos'è Gambrino? Sul caffè? Gambrino, il caffè famoso, il caffè Gambrino di Montecatini. Ho capito, e lei che cosa... Il villeggiante La Ribalta, no? Ho capito. Il 78. Sì, e lei cantava. Sì. Ecco, scusi, perché sì, se no non vediamo. Prego. E questo invece cos'è? Questa anche è... quello Don Diego, perché io... Questo arte, per un frappè, forse. In arte, sì, mi chiamo, sì, Don Diego. Don no, Diego. Gli amici, sì. Ho capito. Quindi lei è un cantante di musica anche liscio, visto che siamo in Romagna. Molto. Ecco, io adesso non so se posso, vorrei chiedere all'uomo sponsor che sta giù al pulmino se abbiamo un attimo per sentire. Mi dicono di sì. Vorremmo sentire qualcosa. Un pezzettino. Dunque, aspetti. Io la lascio, ecco. Mi posso cantare. Ecco, ci metto là in mezzo. Allora io intanto la presento, il signor Piero, così al volo ci canta un pezzetto del suo repertorio. Romagna mia. Ci faccio Romagna, prego. Vada. Romagna, Romagna mia. Vai, vai. Lontano da te non si può stare. Oddio, Dio! Bellissima, bellissima, complimenti. Lei ha una voce, me ne fa un'altra, perché veramente sono usciti anche i pompieri. Ecco, se vuole farne un'altra, ma veloce, ecco. Poi stop! Benissimo, bravissimo, molto bene. Ecco, io vorrei che qualcuno facesse l'applauso, se lo dovrebbe fare da solo, se lo faccia, va. Olè, molto bene, ecco, sono arrivate, dove sono? La prima è qua, la vediamo, allora, una foto di Montesano, eccola, bravissimo, prendila, scusami Stefano, un'altra foto, eccola qua, presa dal TV Sorrisi e Canzoni, sempre lui, e la terza dov'è, scusa? Ah, preso da un film del 1980, Aragosta colazione, 500.000 lire, benissimo, è questo a posto, via, vai! Oh, mi dica una cosa, lei va ancora adesso in questi posti a cantare oppure... Sì, io sono dilettante, sempre... Beh, sì, però mica tanto però, mica tanto. Insomma, via, ho fatto anche... Ah. Che succede? Che succede? Che succede? Ho cantato anche. Lei ha cantato con? Con le attrici, con la Nilla Pizzi. Con la Nilla Pizzi? Abbiamo un cantante in erba? Glielo trovo. Ecco, vediamo un po' che succede. Tanto io vedo qui anche delle cose, sarebbero belle anche, ecco, questi qua. Ecco. Ah, ecco, qui, ecco, lì, facciamo vedere adesso, lì, ecco, sì, qui, quello dove quello che gli manca la testa, praticamente, perché si sta mangiando quasi il microfono, è lui, vicino a Nilla Pizzi, che avrà avuto qui
Solo 60 anni. Circa 20, 15 anni fa. Sì, più o meno, 15, i conti tornano. Benissimo. Oh, dunque, io vorrei sapere da lei, appunto, se lei va a ballare in questi posti ancora oggi. Sempre, sempre. Ci va con sua moglie? Adesso sì. Prima no. Sono circa 2 anni che vado con la signora. Prima andavo da solo. Con la signora? Con la mia signora. La sua signora. Invece lui andava e trovava lì delle altre. Trovavo tante belle donne, perché in Romagna... Maionese. Facciamola vedere alla telecamera. Io perché qui, in Romagna c'è tanta bella donna. Esatto! 500.000 sono 1.000.000! No, mi spiego un attimo. In Romagna ci sono delle gran belle donne. Lo capisco, dico, ma lei è sposato da 34 anni però. Sì, ma cosa vuol dire? Vuol dire che le donne sono belle sempre, sì, anche se si è sposata in Romagna. Sì, però lei ha detto che andava con sua moglie da 2 anni soltanto. Sì, ma prima gli altri 32 anni ho fatto il Latin lover. Dicono così, no? Cioè lei andava con delle donne? Cioè, abbastanza. Ma sua moglie lo sa? L'ha saputo. Ci ridiamo così sopra. Esatto. L'ha saputo. Quindi, cioè lei come gliel'ha detto? L'ha saputo, perché c'è una moglie molto birichina, certo, però e fargliele fatica. Ma lei c'ha anche sua moglie, gliele mette, diciamo? Ma può darsi che l'abbia fatta anche lei. Però non gliel'ha mai detto. Ecco, lei non me l'ha mai detto, io invece nel sonno, lo sa, lei nel sonno, perché lei vede sempre quei telefilm di, capito, polizieschi, no? Sì. Allora lei si investe. Sì. E fa da ispettore, no? Come Derrick e via. E poi dopo lei la notte mi fa dire certe cose e mi fa dire la verità. Ho capito. Quindi lei mentre dorme è interrogato. Esatto. C'è bisogno di un altro microfono? Mi dicono forse che c'è bisogno. Allora, non funziona il mio microfono, prendo questo. Scusate, perché siamo in diretta. Qual è che funziona? Questo, uso questo. Va bene, usiamo questo. Certo che lei mi racconta delle cose che veramente... Adesso vado un attimo da sua moglie, Io comunque faccio finta di non sapere nulla, Acqua in bocca. Penso che lei sia, ecco. No, siamo gentiluomini. È il suo mestiere. Tanto siamo soli. Esatto. Signora, dov'è? Signora? Aspetta. No, aspetta. Signora? Volevo parlare con lei. Ecco, arrivo. Signora, si è messa il vestito di chi? Di Stefano. Ecco, allora, mandiamo Piero? Piero, lei dovrebbe andare a vestirsi al posto suo. Signora, venga un attimo, perché io vorrei parlare un attimo con lei, perché cioè, suo marito, com'è? Voi come vi siete conosciuti? Perché diciamo che l'ho visto molto estroso. Eravamo coabitanti, vicini di casa. Proprio sullo stesso pianerottolo? Sì, lo stesso, no, lui di sopra e io di sopra. Ho capito. E cos'è che le è piaciuto di suo marito? Questa grinta, questa voglia di vivere? Era un bel giovane, sì. Un bel giovanotto. Ma piace alle donne questo qui, sì. Si vede subito. Adesso lui non mi ha detto niente, Cioè voglio dire, io non so niente, però piace molto alle donne, signora. Sì. Ecco. Io non le ho detto niente. Abbastanza. Ecco. Abbastanza. Ecco, sono arrivate le tagliatelle. Sì. Ecco, vediamole. Ecco, arrivano delle tagliatelle fatte per il signor Piero, quindi... Vieni, che io devo sapere tutto da te anche. È una bellissima trasmissione, è un profumo meraviglioso. Come ti chiami? Rossella. Dove abiti, Rossella? Via Friuli. È qui vicino? Sì. È sua nipote? Ci picchia una cosa in famiglia. Benissimo, allora guarda, io appoggio qui e ti regalo subito questo meraviglioso orologio della Rete 3. Grazie. Ecco, ciao, grazie ancora, arrivederci. Benissimo, dicevo che questo bel giovane piace molto, ecco. Sì, tutto questo. È simpatico. Ecco, qual è il suo più bel, il suo pregio migliore e il suo peggior difetto? Il peggior difetto di chiacchierare sempre, che non sta mai zitto. Sta mai zitto, l'ho notato. E il miglior difetto è buono, è buono. Signora, mi scusi se la disturbo, ma io vedo lì una fotografia, scusi, signora. Ecco, questa foto, questa foto, no, è solo il microfono. Questo, ma questo qui, chi è? Noschese? Scusi. È Andreotti? Sì. Ecco. E questa è lei? Sono io. E come mai? Mi hanno premiato con la medaglia d'oro, permesso. Ecco, la vediamo? Ecco, vediamo un attimo la medaglia. Intanto io sto vedendo un Andreotti giovanissimo. Ecco, se si giri, signora. Era ministro del lavoro, che c'è. Ecco, bisogna fare. E perché gliela data questa? Nel lavoro, per me. Perché lei che cosa? Io lavoravo in una fabbrica. Sì. Da tanti anni. Ho capito. Nel 68 hanno dato questi premi. Ho capito. Sono stata premiata. È stata premiata direttamente dall'onorevole Andreotti. Sì, eravamo un gruppo di operai. Cioè, più anziana. E quindi lei ha preso questa meravigliosa. Ecco, e com'è Andreotti da vicino? Ma allora, da 68. È cambiato molto. È cambiato. Comunque si è invecchiato, però è sempre un po'. Ancora un po' così. Ho capito.
Certo, mancano soltanto 3 minuti alla fine della trasmissione, sì. E io vorrei vedere che fine ha fatto il Latin Lover con il vestito di... Lei si è messo, Stefano si è messo, ecco, non so se Girotto ha visto i calzoni del simpatico amico. Io vado a vedere un pochino che succede, manca proprio niente alla fine. Piero, eccoti, ecco, venga signor Piero, eccolo qua. Eccolo qui, questo sembra veramente Alberto Soldi, il film L'Americano. Ha fatto anche la controfigura. Di quel film lì? La Parola. La Parola, che è un altro film di allora. Allora, lei si è vestito, quindi sono altre. Venga, signor Piero, perché mi sembra che abbiamo risolto alla grande... cosa? I 5 oggetti, presto. Allora, qui uno è questo qui. Via, uno. Che cosa le ricorda del vostro amore? Presto. Ah, questo qui ci ricorda il regalo che mi ha fatto per quando ho avuto il bambino. Benissimo, avanti, un altro, subito, subito. Allora, qualsiasi, inventi, signora. Sì. Manchi niente, siamo a 1,5 milioni più raddoppio a 3 milioni. 5 devono essere. Sì, 5. Ecco, arrivano le telecamere. E questo qui? Sì, perché? Quando? Questo qui è stato ancora del 65. Va bene, ma in quale occasione? In un'occasione di un compleanno. Via, benissimo, avanti. Forza, un'altra cosa, quanti regali meravigliosi. Ecco, se li inventi, quella. Quella catena. Ah, la sedia, sì, la sedia qui del barbiere. Ecco qua. Questa sedia qui? Questa, quando? L'anniversario del matrimonio. Esatto, avanti, 3. Quel quadro lì? Questo, questo, il quadro. Questo qui è stato un compleanno. Ma tutti i compleanni, continua a festeggiare i compleanni. Benissimo, ne manca uno solo, mi dica l'orologio. Se ne inventi uno, se ne inventi. Se ne inventi, questo qui, la spari forte. Questo qui l'ha regalato la spari forte. Quando finivi 60 anni. Esatto, benissimo, basta così. Avete fatto tutto quello che c'era da fare. Io sento degli applausi anche nel condominio, una cosa ormai sembra di essere al Carnevale di Rio. Quindi avete fatto la prova del dunque, la maionese l'avete fatta, commentare gli oggetti pure, trovare almeno 3 foto pure, scambiarsi gli abiti pure, raddoppio pure, quindi vincete 4 milioni. Ragazzi, abbiamo concluso, fatemi un applauso, su, complimenti. Per la trasmissione io non ho potuto parlare con i due giovani sposi, sarà per la prossima volta. Io vi voglio dare ovviamente le paste e ricordare a tutti i nostri amici che questa sera finisce, diciamo, il nostro tour in Romagna. È stata veramente la prima settimana di complimenti per la trasmissione che ci ha dato molte soddisfazioni. Noi la prossima saremo da martedì a Lucca, probabilmente comunque in Toscana. Ed è chiaro che ci spiace lasciare della gente così simpatica. Queste sono le paste del nostro amico Bruno, noi ce le mangiamo subito e vi diamo appuntamento per quello che riguarda invece complimenti per la trasmissione a martedì alle ore 20. Noi due dopo andiamo in discoteca. Dai, ecco qua. Ecco, arrivederci, funzionava? Forse no. Grazie e arrivederci. Sigla. Buonasera. Ecco qua, mangiate pure, prego.